ascoltatori del mio canale, io sono Tifoso, se vi parla è ufficiale. Il Palermo al City Football Group ancora non è arrivata la notte ufficiale della società, ma tutte le stagionalisti già ne hanno parlato. Lunedì anche sul sito della società è comparsa due annunci. Uno è che lunedì 4 luglio alle ore 11 ci sarà una conferenza stampa riguardo al nuovo assetto della società, quindi appunto si parlerà dell'ingresso della City Football Group per l'80% delle quote, e poi che il Palermo è ufficialmente iscritto in Serie B. Siamo nella galassia del Manchester City, tanta tanta roba. Comunque, secondo alcune fonti, il monte ingaggio è di 10 milioni lordi, quindi da qua bisogna togliere tutte le cose, non sono netti. Per quanto riguarda gli acquisti, non importanti, infine non se ne sono fatti. Sappiamo appunto che si stanno cercando diversi profili, che la priorità è ovviamente trattenere Brunori. Comunque si sta veramente andando avanti, si potrebbe chiudere a breve, speriamo. E oltre a questo si potrebbero fare anche acquisti sudamericani, però sempre col passaporto anche italiano, perché in Serie B non sono ammessi, diciamo, extracomunitari. Importante la situazione, importante appunto il premio fosse ufficialmente al City Football Group. Ovviamente dopo il 4 luglio, dopo la conferenza stampa, sapremo molto di più. La conferenza stampa sarà visibile sui canali social del Palermo, YouTube e Facebook. E c'è poco a dire, ragazzi, sono stracontento come la maggior parte. Bisogna vedere anche in quella conferenza stampa, probabilmente verranno detti a parte proprio i ruoli, cioè tipo Gardini che probabilmente prenderà il posto di Sagramola, e anche il budget messo a disposizione per già farci un'idea su quanto potrà spendere la società. Non spenderà subito tanto, non aspettiamoci colpi faraonici, non spenderà 10 milioni, perché già 5 milioni per Brunori sembrano tanti. Quindi secondo me il budget sarà di 15 milioni più o meno, messi sul mercato, di cui 4 andranno via per Brunori, il resto per gli altri giocatori. Però ci siamo, noi andiamo avanti, siamo un predato per acquistare la squadra, perché il ritiro sarà dal 10 al 30 luglio a Palermo, perché è stato voluto fortemente a Baldini il ritiro a Palermo, al tenente neonato a Bocca di Falco, dove insomma si allenava prima la squadra del vecchio Palermo. E quindi poco da fare, cioè speriamo che alcuni vengano riconfermati, tipo Valente, su tutti, Accardi. Si sta cercando anche di tenere Marconi e Lancini, mentre poi più indietro sono Floriano, Paragotto, Cerre. Probabilmente tutti e tre se ne andranno via, ma potrebbe essere se ne vanno via anche altri, sperando. Per me Cardi e Valenza non rimanere, gli altri bisogna vedere. Il reparto in cui sono andati forse di più è centrocampo, perché ci sono voci che vedono De Rossi lontano da Palermo in direzione Cesena, Luperini fortemente lontano dal Perugia, bisogna vedere, perché il Palermo magari potrebbe farlo lasciarlo andare. Damiani, no, no, il Palermo non l'ha riscattato. Ogier via, il proprio rimarrebbe soltanto Dall'Oglio. Praticamente è vero che se lo prendiamo come trequartista avremmo De Rose, Ogier e Dall'Oglio, visto che Damiani è fine prestito. Ogier è scaduto, quindi soltanto De Rose e Dall'Oglio. Però se De Rose dovesse veramente andare al Cesena, rimarremmo solo con Dall'Oglio, quindi il centrocampo in questo momento è reparto da rimpolpare in maniera molto importante. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale, come sempre non vi invito a attivare la campanella. È iscritto al canale, molto molto importante. Se tutte le novità ovviamente vi aggiornerò. E che dire, ragazzi, testa a lunedì per la conferenza stampa. E ci vediamo al prossimo video. Bella follower.